Festival del gol al Savini tra Notaresco e Castelnuovo. 3-3 nel derby che vive, come è immaginabile dal risultato, di emozioni continue. Il Notaresco torna in campo in campionato dopo lo stop Covid. Ultimo impegno il 31 ottobre vittorioso sul Fano, mentre il Castelnuovo, senza Marianeschi e Ripa squalificati, deve riscattare il KO contro il Trastevere. Il Castelnuovo inizia subito con i giri al massimo del motore. D'Egidio al quarto va al cross per Camarà, che tenta la deviazione di prima intenzione con parata di Mariani. Sugli sviluppi è Corticchia a provarci, trovando ancora una volta l'estremo di casa, e senza esito è anche il tentativo di Emili. Per un Castelnuovo che inizia bene c'è però un Notaresco che segna. All'ottavo Valenti taglia le spalle di Tancredi dopo un lancio di Belardinelli, si infila in area e deposita il vantaggio dei rossoblù. La formazione di Di Fabio si fa preferire comunque nel primo tempo. Al 19esimo Camarà inganna Petruzzi e per poco non riesce ad approfittare di un'uscita molto alta di Mariani. Un minuto dopo il Notaresco trova la traversa ad impedire al tiro cross di Belardinelli di infilarsi dalla fascia destra in rete. I tempi però sono maturi per il pareggio del Castelnuovo. A firmarlo al 24esimo è Corticchia, che dalla distanza trova l'1-1. La formazione dei Pifani torna ad alzare un po' il baricentro al 30esimo, quando Grace dice di no ad un tiro di Scimia e Terrenzio evita guai peggiori mettendo in calcio d'angolo. Il Castelnuovo continua a farsi vedere dalle parti della porta avversaria. D'Egidio sia al 34esimo che al 39esimo trova Mariani per due volte ad opporsi alle sue conclusioni. Poco dopo Pulsone invita Camarà alla girata di testa, che finisce però a lato. Prima di rientrare negli spogliatoi, a portare i neroverdi avanti nel recupero è Emili, che con una bellissima conclusione dalla distanza insacca alle spalle di Mariani. Il Notaresco sa che deve provare a mettere qualcosa di più in campo ed inizia la ripresa con il giusto atteggiamento. Valenti ed il suo cross vedono Grace parare con qualche difficoltà al terzo ed è ancora Valenti, qualche minuto dopo, a fallire tutto e solo in mezzo all'area una comoda finalizzazione. Il pareggio però arriva. Maio concretizza all'ottavo il 2-2 dei padroni di casa, indirizzando alle spalle di Grace, con Epifani che in panchina invita i suoi a continuare a correre. Si gioca poco per infortuni vari nella prima parte di secondo tempo. Alfieri rimane a terra dopo un contrasto con Scimia e deve chiedere il cambio. Al suo posto entra Prestiani, che impiega poco per incidere. È proprio il 2002 del Cosenza ad infilarsi in area, raccogliere un cross di Bolò e riportare avanti il Castelnuovo al 17esimo. Un tiro di Maio prima della mezz'ora che si spegne al lato è la risposta del Notaresco, che dà l'impressione di aver subito mentalmente il terzo gol della formazione ospite. Nel finale di gara però i padroni di casa alzano comunque la pressione. Al 40esimo Valenti, da calcio di punizione, pesca la testa di Speranza, che fa la torre per il centro area, dove però non arriva la deviazione vincente proprio nei pressi della linea di porta. Sugli sviluppi il Notaresco guadagna un altro calcio di punizione che Valenti alza sulla traversa. Il Castelnuovo avrebbe anche l'occasione per il KO anticipato, ma Camarà, lanciato in velocità, non inquadra la porta. Così il forcing del Notaresco produce gli effetti sperati. Da un calcio di punizione di Marchionni, in pieno recupero, il direttore di gara vede un fallo di mano di Sanseverino in area ed assegna il calcio di rigore ai rossoblù. Dal dischetto va Maio, che trasforma per il definitivo 3-3. Un derby che si chiude anche con qualche acceso scambio di vedute in campo e che dà un punto a testa in attesa dei recuperi per ambedue le formazioni. Io sono strafelice di averla raggiunta alla fine, perché noi veniamo da, ma non per piangeria, da 15 giorni dove abbiamo dovuto combattere col Covid e avevamo 6 giocatori fuori. Siamo contenti, e abbiamo fatto degli errori sui gol presi. Il primo tempo siamo stati molto spesso bassi e li abbiamo concesso e al loro trequartista di stare solo, però poi il secondo tempo la squadra ha messo grande voglia, grande determinazione, ha cercato di recuperare il risultato. Abbiamo fatto 2-2 e mi sono arrabbiato molto perché abbiamo preso un 3-2 da Fessi, perché abbiamo perso palla in attacco, abbiamo preso contropiede, abbiamo preso gol, però poi la squadra non ha mollato di un centimetro, è andata a cercarsi il gol del pareggio e secondo me l'ha ottenuto meritatamente.
Notaresco che però vuole risalire la classifica e magari mettere in campo qualcosa in più rispetto a quello che si è visto oggi. Come hai detto bene tu prima, ovviamente il periodo per il Covid, stop per il Covid ha influito, però forse qualcosina in più te lo aspetti da qui in avanti. Questo è sicuro, nel momento in cui ci torneremo ad allenare bene, ricordiamo la condizione fisica, recupereremo giocatori che stanno fuori e penso che tutto ritorna alla normalità. E pensare che oggi davanti avevo poche soluzioni, Gassama fuori, Pampa non ce l'abbiamo, quindi diventa difficile poi per cambiare anche la gara, ma non è solo quello, ma anche la condizione fisica e mentale che viene da 15 giorni di inattività. Mister, forse è un pareggio che voi chiudete con un po' di rammarico. Un po' tanto rammarico, perché al di là dell'ultimo episodio che puntualmente in queste ultime partite ci condannano sempre, però la squadra ha disputato una partita strepitosa, un primo tempo meraviglioso dove magari si è commesso un errore del gol e abbiamo avuto tante occasioni magari per chiudere la partita, però la squadra è andata in campo concentrata, cattiva e penso che avrebbe meritato sicuramente questa vittoria. Il calcio di rigore, lei dalla panchina come lo ha visto? Io guarda, non lo so, non ho visto, cioè voi sicuramente magari riuscite a vedere meglio, però la dinamica dell'episodio mi porta a pensare se una palla, loro hanno sbagliato a calciare, la palla quindi è arrivata a mezza altezza, come può, cioè anche se la prende con le mani c'è sempre il corpo davanti, mi sembra un po' difficile, a noi sicuramente non ce lo davano, questo è certo, però... rimane il rammarico perché ho detto, i ragazzi l'avevano meritato sul campo questa vittoria, disputando una grandissima partita, quelli che hanno giocato dall'inizio, quelli che sono entrati con tanto sacrificio, con tanta voglia, quindi dispiace soprattutto per questo.